ragazze, bentornate su Trocchi.tv. Allora, io non dico ciao, ragazzi. Ciao, vai, sono, vai, vai. Cioè, sono l'invitato speciale, dovresti farmi una presentazione super. Vai. Ciao ragazze, bentornate sul canale YouTube di Trocchi.tv. Ok, finito così, va bene così. Allora, oggi sarà un video, uno che ci avete richiesto in parecchie, il boyfriend tag. Non vedevo l'ora, ragazze, non vedevo l'ora, non ho dormito stanotte. Lo so, sono mesi che mi dici, amore, ma quando facciamo il boyfriend tag? Comunque, prima di iniziare con il nostro boyfriend tag, che in verità dovrebbe essere un husband tag, perché... il baby mi ha incastrato. Vi dico che sotto trovate il link al nuovo gruppo di Trucchi.tv, dove potremmo chiacchierare, spettacolare, parlare di beauty, dove saremo solamente solo noi. Sì, il gruppo su Facebook è dove? Magari c'è un gruppo. Il gruppo del mercoledì del libro. Cioè, comunque, allora, iniziamo subito con... Quante domande sono? 30. 30? Non lo so. Io non ho sbirciata qualcuna. Allora, ce l'ho qua. Allora, iniziamo. Dove ci siamo conosciuti? Facilissimo. Vai. Milano, Arco della Pace, in una serata con un'aria frizzantina di settembre. Ok, e più o meno che giorno? Era più o meno l'8 o il 9 di settembre. Ok. 11 di settembre, io ero uscito con un amico, era molto tardi, erano le 11 di sera. E dovevo parlare con questo mio amico, pensavo a una serata rilassante, e mi fa, sai che... Mi fa, sai che adesso arriva la ragazza con cui sto uscendo con un'amica. L'amica dovevo essere io, cioè ero io. Palle, ho detto. Io quella sera non volevo uscire proprio, però dovevo accompagnare la mia amica a incontrare il suo nuovo per ragazzo. Fare finta che fosse lì per caso a incontrarlo. Sì, è stata imbastita. Comunque, andiamo avanti. Dove siamo andati al primo appuntamento? Allora, il primo appuntamento dipende cosa intendi per primo appuntamento. Primo appuntamento, intendo quello. Il primo appuntamento che ti sono venuto proprio a prendere a casa, che non c'era praticamente l'indirizzo, non c'era niente. Sono arrivato e ho detto, questa mi ha tirato il bidone. Siamo riusciti con questi due amici, però non è che fossimo proprio... È il nostro primo appuntamento io e te? Beh, il nostro primo appuntamento io e te. Vero, bello, a Col Fosco. A Col Fosco? Sì, perché è proprio la prima volta in cui abbiamo cenato fuori. Quando eri a lavorare in Alta Badia ho fatto tipo 3 ore di macchina con meno 10 con la macchina senza le ruote invernali. Che è vero! Andavo così. È vero! Quello diciamo è il primo, anche se ci frequentavamo già, però è stato proprio... È vero. Qual è stata la tua prima impressione di me? Davvero, devo dire. Allora ragazze, diciamo che è arrivata, il mio amico mi aveva detto, guarda, mi fa, arriva questa mia amica, io la prima cosa che chiedi è, ma com'è carina, bella, brutta, mi fai bellissima, mi fai una ruba cuori. E io quindi mi immaginavo una ragazza di una bellezza e difatti ho avuto la conferma che lo fosse. Era un Dio filo... No, la prima impressione che ho avuto è stato che era piccola, cioè ragazze, ho detto, ma chi è questa ragazzina? Cioè, è vero comunque. Non... E poi gli avevi chiesto anche se eri bionda o mora. Prima cosa che ho chiesto è, ma bionda o mora? Mi fa mora. E allora ha detto... Chi se ne frega, allora lasciava stare a casa sua. Ah, va bene, bene. Quando hai incontrato la mia famiglia, cioè mia mamma, ma allora, mia sorella e mio fratello? Allora, tua mamma una sera eravamo a casa mia, c'era lo sciopero dei mezzi. A casa tua? Ah, sì, ok, a casa tua. Eravamo a casa mia. No, mi veniva in mente, hai detto casa tua, hai detto, mi è venuto in mente di poi. E c'era lo sciopero dei mezzi, perché eravamo a Monza e tua mamma doveva tornare a casa sua in Brina, Alta Brianza, e quindi ti ha telefonato e siamo andati a prendere. Sua mamma era timidissima, ragazzi, non spiccicava parola. E poi Aya l'ho conosciuta a cena, una sera che sono venuto a cena, e tuo fratello l'ho conosciuto quando era separati, tornato. Separati, a piccole dosi, sì, li ho fatti conoscere. Uno per uno. Ok. Oddio, 5. Ho qualche strana ossessione? No, allora la domanda dovrà essere, c'è qualche ossessione che non ho, perché si è ossessionata un po' da tutto. Okay. No, allora, vabbè, a parte il make-up, io potrei dire il make-up, le scarpe, tutto, ma lei ha un'ossessione particolare. Oh. Quella per l'affare, cioè, e per affare intendo l'acquisto di merce scontata, nel senso, lei non è un fatto di prezzo, costa tanto, costa poco, se una cosa è scontata del 98%, anche se costa 1 milione di euro, perché c'è scritto 1 miliardo di euro, incredibile, per lei è un affare della Madonna e non possiamo.
E allora bisogna comprarlo. Bisogna comprarlo. Vendiamo un re, no, questo è proprio... Di che non è vero? No, è vero. Da quanto tempo stiamo insieme? Oddio, allora, questo non me lo ricordo se stiamo insieme ci sarà un perché. Ma non stiamo insieme da tantissimo. In realtà ci conosciamo da 5 anni e ci sono voluti 2-3 mesi prima che capisse dentro di sé che era innamorata. E quindi diciamo poco meno di 5 anni. Poi, qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Allora, il primo viaggio in macchina... Viaggio grosso, immagino, penso. Viaggio grosso. Allora, abbiamo fatto tantissimi viaggi. Siamo andati poco dopo che stavamo insieme in Portogallo, siamo andati in crociera, siamo andati... Però il primo, secondo me, in macchina è stato nei Paesi Baschi, quando con c'era Ricky. Perché tutti gli altri siamo andati in aereo. Siamo, certo. Abbiamo girato, siamo andati a Vienna, siamo andati sempre in aereo. È vero. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Che ho notato di te, allora, vabbè, l'allegria, perché comunque eri bella spigliata, mi ha preso per il culo, mi ha raccontato tutta una storia strana su quello che faceva nella vita. Ma tra l'altro, cioè, non che io ero tranquillissimo, cioè, si parlava cosa fai, cosa non fai. Ma perché mi stavo annoiando? Rideva come una pazza, ragazzi, ha passato tutta la sera a ridere. A percolarti. No, ma mica ci provavo io, perché mi percolavo? A percolarti. Ah, sì, sì, a per divertirmi un po'. Non capivo il perché. E quindi sì, è stata l'allegria e il fatto che non bevesse, ragazzi, perché quella sera lì siamo andati in discoteca, voi tre vi siete fatti proprio, cioè erano il primo Long Island, il mojito e questo, io non bevo mai quando sono fuori. E questa cosa mi è piaciuta perché lei è sempre acqua, cioè ho detto, non è una che si fa influenzare dal comportamento acqua. Del gruppo. Noiosa fino alla fine. No, quello sai che mi è piaciuto molto? Invece sono sempre stata giudicata noiosa, no, però io ho sempre lavorato la notte, quindi ho sempre bevuto solo esclusivamente acqua. Poi ho pure champagne. Sullo champagne ci sarebbe un bel aneddoto, ma lo racconteremo un'altra volta. Poi, decima domanda, qual è il mio ristorante preferito? Questa è facilissima, ragazzi, il Porteno a Milano. Sì. Questo non c'è, ristorante argentino, buonissimo. C'è un sacco. Su quali argomenti litighiamo di più? Dai, devo ovviamente inventare una cosa sul Porteno. Cosa? Ma la raccontiamo in un altro video anche questa. Della cameriera una volta. Ah, che non è vero! Praticamente la cameriera non so cosa pensava di me, che fosse un'accompagnatrice. Sì, diciamo. Che fossi la escort. Sì, praticamente ma quando... eravamo con gli stessi amici del primo, di quando ci siamo conosciuti, che lei è una mia carissima amica, e questa ragazza, questa cameriera, che spero che sia rimasta a casa, ci ha trattato come due escort, ma tutte e due. Sì, perché tipo lei ha ordinato per me il macchiato e questa non si fidava perché io ero in bagno, ho aspettato che tornassi a fare, lei l'ha ordinato il macchiato. Effettivamente. Avevamo già un figlio, tra l'altro. Sì, è vero. Vabbè, poi, su quali argomenti litighiamo di più? È che forse pensavano che una ragazza bella come te non potesse uscire con me. Guarda, ti svaluti così tanto. Sei pieno di... ti pompi sempre così tanto di autostima. Ma è per darti un goccio di autostima, però pensavo al contrario. È vero. Ascolta, quali sono gli argomenti? Quali sono gli argomenti... su quali argomenti litighiamo di più? Davvero? Vai. No, vabbè, allora ragazzi, praticamente litighiamo su tutto, quindi non è che... No, vabbè, specifica un argomento. Vai, sentiti libero. L'ordine in casa, l'ordine in sì? casa. Sì? Sì, dai, sull'ordine in casa. Ma non mi sembra. No, non ti sembra. E su cos'è che litighiamo di più, secondo te? Non mi sembra su niente. Sì, no, non c'è un argomento. Ragazzi, litighiamo a volte perché... Sulle cavolate, ma perché comunque, e chi ha un figlio lo sa, figlio è la cosa più bella del mondo, ma è anche una fonte di stanchezza. Mm. Invece se non hai grossissimo aiuto pratico, sì, affettivo, non affettivo ce l'abbiamo, ma pratico no, magari dai sì. nonni, e quindi più che altro per quello. Chi porta i pantaloni nella nostra relazione? La nostra relazione? È qualche cosa di diverso. Porti la gonna? Seriamente? Sì. Cioè devo rispondere seriamente? Vai. Io. Ma poi che cosa vuol dire chi porta i pantaloni? Ma sì, ma infatti, cioè... Cioè, le robe sono pari, non è che allora, io porto le mutande... Le decisioni importanti le prendiamo tutte esclusivamente cioè, chi insieme. Porta i pantaloni vuol dire che tu prendi le decisioni importanti e io... No, non c'è una decisione, ci sono delle... Taglio di capelli! Ci sono delle questioni che lei delega a me, questo sì, ma è di comune accordo che vengono delegate a me. No, cose importanti, ma non esiste se no, cioè...
se sto guardando la televisione, che cosa sto guardando? Allora, a parte che non guardiamo la televisione, quindi o stai guardando una serie TV o in questi giorni, perché è praticamente un grillo deve essere entrato dentro un orecchio e le gratta il cervelletto, e guarda Temptation Island. L'altro giorno non stava tanto bene, si è vista 3 puntate di Temptation Island. No, ho visto anche la finale dell'anno scorso. Sì, sì, però diciamo che... pazzesca. Sì, mi chiedo come facciano le persone così a stare insieme. Comunque, c'è un cibo che non mi piace? Beh sì, allora, ma tutto ciò che è un po' grasso, un po'... Ah, sì, la carne grassa. La carne... Ma in realtà tu a te piace la carne, ma solo a determinate condizioni. Cioè, che cosa ordino da bere quando mangio fuori? Ma o cola zero, perché qua quando diciamo coca zero capisco una gotta, nessuno, e, oppure acqua naturale. Ok. O vino se proprio vogliamo. Proprio strafare. Che numero ho di scarpe? Ma credo il 48. 40, dai! No, 40. 40. 40, su alcune 39, su alcune 40. Sì, ma ormai dopo che ho partorito non mi entra più il 39. No? No. Qual è il mio sandwich preferito? Ma non mangi sandwich, quindi ti direi. Però se lo volessi mangiare, che cosa ci metterei dentro? Tutte le schifezze del mondo. Ma ti pare che metto le schifezze? No, ma sto dicendo che se proprio non li mangi i sandwich, cioè se proprio... Ma se voglio farmi un panino? Beh, un sandwich un crudo. Ci metto un crudo. Ah, ok, sì. No, per magari mi dici la mortadella. No. Ok. Che talento ho? Tu? Elencali, dai. Tu? No, lei ha un talento particolare, che dopo ti dirò. Quel talento lì, amore, quello che tutti conoscono, quello che tu... No, è una persona resistentissima, cioè ha la sopportazione del dolore di una formica, però in quanto a resistenza, cioè quando l'ho conosciuta lavorava magari 2 giorni di fila, ma 2 giorni di fila vuol dire senza dormire, cioè giorno, notte, giorno, notte. Mi sto diventando vecchio, non riesco, cioè mi manca proprio il sonno. Una resistenza pazzesca. È vero. Basta, solo questo. Il talento, non hai detto i talenti. Che talento ho? Vabbè, potremmo dire... Vabbè, non senti che... No. Ok. Che cosa mangerai tutti i giorni se potessi? Allora, il filetto direi. Sì, mamma mia, mi mangerei un sacco di filetto. Quello buono però. Scusate, vegetariano e vegano. Poi. Quali sono i miei cereali preferiti? Ma quelli per gli integrali, sportivi, quelli del genere. No, specifica meglio. Niente, quelli... o se no quelli al cioccolato. Chiedo il divorzio, se non sai i miei cereali. I Cheerios. No. No. Beh, no, i Cheerios no, mi piacciono. Però preferisco i Nesquik. Sì. Sì, se devo mangiare cereali, sì. Qual è la mia musica preferita? Allora, tu odi la musica, di base. No, però io non odio la musica. La musica da ballare, diciamo, allegra, da discoteca. Ok. Tutuns. Ma no, anche quella un po' latinoamericana. Qual è la mia squadra preferita? Allora ragazze, io sono un grande tifoso, ho abbonamento da più di 20 anni allo stadio. Ce l'ho anche adesso che ci siamo trasferiti. Non parlo mai di calcio con lei perché capisco che sia un argomento che non le interessa, ma io pretendo che lei formalmente sia interista. Poi ripeto, io non gliene parlo e lo puoi confermare mai. Non sono uno di quelli che ti racconta la partita perché so che non gliene può fregare di meno. Quindi proprio non... Però è quindi che squadra quindi te... sei interista, sì. Perché sennò mia madre la ripudia. Non provare a dire altre cose perché chiudiamo qua. Sei interista. Brava. Ok. Di che colore sono i miei occhi? Beh, i tuoi occhi sono del colore dei sogni. D'amore. Sono molto. Sono marrone scuro tendente al nero che ricorda il deserto. Ma il deserto è sabbia! Sì, ma il deserto è un po' cupo come immagine. Chi sono i miei migliori amici? Allora. Sono... L'elenco! No, beh, in particolare... Hai un po' di amiche strette, diciamo. In particolar modo, 2 ragazze. Rosaria, che era l'amica tramite la quale ci siamo conosciuti, e quella là che c'ha il canale YouTube, che non mi ricordo come si chiama. Quell'altra là... Dai! Silvia! Silvia della... No, scherzo, Silvia. Che anche se da poco, devo dire, si è creato un legame veramente molto forte. Ok. Poi, c'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi? Oh sì, solo una cosa. Dai. C'è qualcosa che tu fai che io vorrei che non facessi? Questa è un po' cervellotica come domanda. Ma direi di no, grosso modo. Quindi posso fare tutto quello che voglio. Ma non c'è una cosa in particolare? Non lo so, magari uno sparecchio.
Vabbè, ma quelle sono cose ovvie, non sparecchia mai, cioè. Io poi lascio, magari un giorno ho lasciato i biscotti aperti. Apriti il cielo! Cioè, ma tu sei matto qua! Arrivano le alci a mangiare, poi lei lascia il salmone per Cina, sto scherzando. Peggiore, la Madonna! No, no, però non amo sparecchiare subito. Da dove vengo? Tu? Da Marte! Vabbè, tu vieni, si vede, dai. Da dove? Dal continente nero, paraponzi ponzi po. Paraponzi ponzi po. Dalle falde del Kilimangiaro. Quindi vengo? Da dove vengo? Marocco. Dal Marocco. Grande Marocco. Una ragazza me lo chiede sempre sotto i video. Ma sei straniera? Sì, di dove stai? Onestamente, è qua da quando ha 6 mesi. Quindi sì. I costumi e le usanze sono quelli italiani. Oh, grazie per averlo specificato. Vabbè, è vero, uno potrebbe anche essere venuto qui dopo e aver mantenuto. No. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Ma la chantilly, comunque una roba con tanta crema, tanto cibo, tanto cioccolate. No, mi piace con la crema pasticcera. La chantilly è crema chantilly. Ma non lo so, ragazzi, non lo so, è crema, cioè. Pratico qualche sport? Sì, allora, beh, palestra, come se non ci fosse un domani, e facevi Muay Thai, quindi sì, diciamo che sei decisamente sportiva. Che cosa potrei fare per ore? Per ore? Beh, guardare il cellulare sicuramente, guardare i video di YouTube, quello soprattutto quando ero incinta, io giocavo a FIFA e guardavo i video di YouTube. Sì, ne guardavo un sacco. Io tutte le YouTuber le conosco per quello, perché sì, mentre giocavo a FIFA sotto sentivo... Vi riconosce dalla voce? Sì, dalla sì, voce. Sì, dico... Ieri stavo guardando il vlog di Chiara Facchetti e lo stavo guardando e fa, ma questa è Chiara? Sì, sì. Sì, Chiara. E quindi è quello. L'ultima domanda, se potessi vivere ovunque, dove andrei? Allora, questa è bella, perché in realtà ci siamo appena trasferiti, quindi... Però, se potessi vivere ovunque, vivresti ovunque, che sembra una risposta stupida, però abbiamo tanti posti in cui vorremmo vivere, cioè, poi ovviamente, soprattutto essendoci ricchi, cercheremo di stabilirci in un posto fisso, però... Vivremmo a San Sebastian, vivremmo in America, vivremmo in Inghilterra, sì, vivremmo a Vienna. Cioè devo dire che abbiamo tutte e due entrambi questa voglia di girare il mondo. Sì, sì, assolutamente. E ci adattiamo molto, cioè ci adattiamo facilmente a quello che è. Ci sono pochi posti che dici sì, non ci vivrei mai. Cioè un posto dove non ci vivrei proprio assolutamente a New York. Sì, ma neanche. Ecco, però cioè se dovessi capitare lì non è che piango tutti i giorni, no, dico va bene, ok. Però, poi boh, magari no, vivo a Manhattan. A Boston ci andresti a vivere? Sì, a Boston sì. Ci a Londra ci andresti? Dipende. Dipende dalla zona. Dipende a Notting Hill? Sì. No, però è questo. Poi ripeto, con un bambino devi anche dargli una certa stabilità. Quindi adesso entro le elementari decideremo. Sì, ci stabiliremo da qualche parte. Qui o ci sposteremo da qualche altra parte. Però forse per noi vivremo ogni anno sì, in un posto è vero, diverso. Sarebbe stupendo. Stupendo. Ragazzi, questo boyfriend husband tag le ho prese praticamente tutte, a parte bah, più la meno, crema, cereali, che e cereali quali sono? Ma i cereali Cheerios, ma cereali ma Cheerios mi piacciono in Squeak, ah le sparata, ah, Cheerios era per ridere, ah grasso risato, questi sono le grasse risate, grasse, comunque questo video è terminato ragazzi, se avete qualche tag da suggerirci, qualche tag io voglio il girlfriend tag adesso, no, perché io su di lei le so tutte, lei su ma di vada, me che squadra tieni? Boh, vabbè, questo è il vilipendio della mia coscienza. Niente ragazzi, mi raccomando, fate richiesta per entrare nel gruppo trucchi.tv chiacchiera e noi ci vediamo domani con un nuovo esplosivo frizzantissimo video. No, ha perso la testa.